Nel mese di settembre io ho fatto un trailer di 40 secondi che è su YouTube, dove ho scritto, dove ho detto, quindi video. E il presidente degli Stati Uniti, i membri della Corte Suprema degli Stati Uniti giurano sulla Bibbia. Se giurassero sull'Iliade e sull'Odissea, il loro giuramento avrebbe esattamente lo stesso valore. È venuto fuori un po' di casino. Tanto ormai giuro un presidente, nemico più nemico meno, giuro un presidente, infatti, perché comunque bisogna sostenere che dentro quel libro c'è Dio e loro dicono in God we trust, come è scritto sul dollaro. È chiaro che se si dovesse ammettere la cosa che, come dicevo prima, tutti sanno, e che io, se volete, ho solo l'incoscienza di dire e spiegare apertamente, questa roba qui, verrebbe fuori che dovrebbero ristampare il dollaro, tutto, cioè ritirare tutti i dollari che sono in circolazione e ristamparli. Quindi ci vorrà un po' di tempo. Sì, mi sembra che anche in tribunale, no? Cioè tutto il nostro sistema è costruito su questo. Cioè, perché allora il discorso è proprio questo, no? Se la Bibbia è quello che è, cioè polenta, uno dice polenta nel senso che abbiamo capito come è stata costruita, no? Poi adesso parliamo delle traduzioni. Se la Bibbia appunto è quello che è, vale la pena di occuparsene? Sì, perché comunque la vita di 2 miliardi di persone su questo pianeta, direttamente o indirettamente, è condizionata da quel libro lì e da ciò che c'è stato costruito sopra. Cioè, per questo che bisogna proprio occuparsene e capire bene cosa c'è scritto. Per dire adesso, cioè, Bettanino, cioè non è che uno voglia fare la rivoluzione, ma per dire, signore, adesso basta. Cioè, cominciamo ad andare tranquilli, perché stiamo cominciando a capire che cos'è quel libro lì. Uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nella sua storia, e siccome è passato nelle mani dei teologi, è sicuramente uno dei più rimaneggiati. Su questo non ci sono dubbi. Molti altri libri dell'antichità, che quindi che non sono stati usati per costruire delle religioni, sono molto più genuini della Bibbia. La Bibbia è uno dei più rimaneggiati, uno dei più, fra virgolette, falsi, da questo punto di vista. Mi chiedo, non solo 2 miliardi, perché se si mette in dubbio l'esistenza di Abramo, abbiamo anche tutto l'Islam. Sì, sì, ma io mi sono contenuto. Non voglio scioccarci. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Possiamo cominciare a cercare Genesi 20:13. Allora, questi qui sono i tre nomi con i quali viene indicato ufficialmente Dio nella Bibbia. Allora, questo è l'aspetto fondamentale per la comprensione della Bibbia. Cioè, o la Bibbia parla di Dio e allora la Bibbia è una cosa, o la Bibbia non parla di Dio e allora è tutt'altra cosa. Quindi vale la pena di occuparsi di questo. Elion è il termine che si trova in ebraico quando nelle Bibbie voi trovate altissimo, l'altissimo, che viene scritto normalmente, spesso, El Elion. El è il singolare di Elohim, questo qui è plurale. Quindi El Elion vuol dire l'El, cioè quello degli Elohim, Elion, che sta sopra. Poi c'è il termine Elohim che viene tradotto al singolare. Perché viene tradotto al singolare? Perché ovviamente nel momento in cui si deve sostenere il monoteismo è chiaro che si deve far finta che quello non sia plurale ma che sia singolare, e quindi viene tradotto con Dio. Sapendo però che se tradurre Elion con l'Altissimo più o meno va bene, tradurre Elohim con Dio è invenzione pura. Nel senso che nessuno al mondo sa cosa significhi El Elohim. Nessuno al mondo lo sa. Quindi la cosa migliore sarebbe non tradurlo.
Il problema è che non solo lo traducono con Dio, ma lo traducono al singolare cercando di spiegare come mai lì c'è un plurale. E allora si inventano di tutto. E adesso vediamo un paio di cosette interessanti. Si inventano che è un plurale di maestà, un plurale di dignità, un plurale di astrazione, eccetera, eccetera. Per esempio c'è un professore che non mi ama tanto e che dice, ma Biglino non si accorge neanche che quando Elohim è usato col verbo al singolare significa Dio, quando è usato col verbo al plurale significa le divinità pagane, cioè gli idoli di pietra. Possiamo leggere un attimo 20:13? E avvenne che quando Dio mi fece errare dalla casa di mio padre, le dissi... Basta così. Okay. A parlare è Abramo, che sta raccontando di quando... Questa qui non l'ho mai detta, lo dico per te che mi hai chiesto una roba nuova. Allora, di quando, diciamo, Yahweh è andato a chiamarlo e gli ha detto vieni via con me che andiamo a conquistarci delle terre in Canaan. E Abramo dice, e avvenne che quando Dio... Mi fece errare dalla casa di mio padre, bene. E quindi è singolare. È solo che non è così. Perché in ebraico, questa qui è la traduzione letterale, e fu come che fecero, questa qui è la traduzione letterale, dovete avere pazienza, sono orribile, e fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. In ebraico è al plurale. Le traduzioni che troviamo nelle Bibbie al singolare non è che sono sbagliate, sono proprio false. Perché non è che si sbagliano a tradurre il plurale con un singolare, lo cambiano proprio. Quindi quella traduzione lì è falsa, non sbagliata. Quindi se è vera quella regola, a far andare via Abramo e a farlo andare a Ramingo non è stato Dio, ma gli idoletti di pietra che gli saltellavano davanti in terra di Canaan e lui li seguiva. Se è vera quella regola lì, di chi dice Biglino non si accorge neanche che quando il verbo al singolare indica Dio. Certo, il fatto è che è al plurale. 35:7. Qui è Giacobbe che parla. Quindi vi edificò un altare e chiamava il luogo El Beter, perché là, il vero Dio, gli si era rivelato al tempo in cui fuggiva lontano da suo fratello. Là, il vero Dio. Sì. Una domanda, vero? Ho messo fra parentesi? Sì, tra parentesi. Ok. Hanno avuto un rigurgito di dignità, perché non c'è in ebraico, non c'è proprio. Adesso no, che questa è una... Quella dei testimoni di Geova, vero quella lì? Sì, perché io a casa avevo anche un'altra tradizionale. Hanno aggiunto vero, ma almeno l'hanno messo fra parentesi. In ebraico, e edificò la mitzbeach, cioè altare, e chiamò il luogo El di Betel, poiché là si erano mostrati a lui gli Elohim. Non si era rivelato Dio, tantomeno il vero Dio, che è quella lì proprio. Fantasia pura. Ma le Bibbie vengono costruite così, senza alcun rispetto per quello che c'è scritto. Arrivo subito. E non è un caso che quindi poi si sentano liberi di dire, ma quando la Bibbia dice una cosa in realtà non vuol dire un'altra. Allora prendiamo Tex Willer e ci costruiamo sopra una religione. Perché tanto quando vuol dire una cosa ne vuol dire un'altra, allora facciamo quello che vogliamo. Facciamo quello che vogliamo. Perché significa che non abbiamo neppure rispetto per quello che c'è scritto. E arriviamo a questi inganni, no? Per cui si traduce al singolare. E poi si dice, ma Biglino non si accorge neppure che quando è al singolare vuol dire Dio. Sì, peccato che è plurale. La domanda. Devo fare una digressione, perché la stessa regola si può applicare su come viene tradotto prima l'Adam, che per un certo periodo viene tradotto l'uomo, e poi viene tradotto l'Adam.
o Adamo, quindi è sempre Adamo, in ebraico mi pare che sia sempre Adamo. Ma così come Elohim? Prima viene tradotto l'uomo, poi viene tradotto come nome proprio. Esattamente. Così come Elohim, viene sempre tradotto Dio. Poi si fanno quei giochini lì, no? Del dire quando è singolare così, quando è, dimenticando com'è nell'originale, no? Perché poi uno traduce falsamente e poi su quella falsità ci costruisce la teoria. Però poi non siamo tutti scemi, no? Ci accorgiamo che è polemico. C'è un passo nell'Antico Testamento, che è il Salmo 82, dove il verbo, dove Elohim è accompagnato da 10 verbi al plurale. Si parla di un'assemblea degli Elohim. Allora, siccome lì non possono negare che sono tanti, perché c'è un'assemblea, quindi Dio non può fare un'assemblea con se stesso, no? Ok. Allora sapete che cosa fanno? Che cosa dicono? Che in quel passo lì Elohim non significa più Dio, ma significa giudici. Cioè, voglio dire, io sono disarmato, cioè disarmato nel senso che, voglio dire, ma come si fa? Si fa perché siccome la gente non legge la Bibbia, allora uno dice, beh, lì si parla dei, uno dice, vabbè, lì si parla dei giudici. No, si dice che c'è un'assemblea degli Elohim, si dice che il capo dell'assemblea è incazzatissimo con gli Elohim perché non governano come dovrebbero, e alla fine il capo dell'assemblea, sapete cosa dice a loro? Lo vogliamo leggere? Gli ultimi versetti? Gli ultimi versetti, allora, diciamo che qui non vedi, dice di... Quando dice sì, voi siete tutti figli dell'Altissimo? Lo stesso, voi siete dei e voi tutti siete figli dell'Altissimo, sicuramente morirete proprio come muoiono gli uomini. Ma va? E cadrete come uno qualsiasi... Che cosa c'è scritto lì? Che gli eroi muoiono esattamente come gli uomini. Ma sono giudici. Per questo dicono che sono giudici, perché altrimenti dovrebbero dire che Dio muore come tutti gli altri uomini. Ma è scritto nelle Bibbie che abbiamo in casa, non nelle mie traduzioni. Chiaro? È difficile da capire, però. Eh? Sì, lei lo spiega bene, ma per noi che leggiamo è difficile da capire. È per questo che si arrabbiano, perché lo spiego. Infatti la gente poi capisce che è polemico. Cioè, il discorso è che veramente l'arrampicata sugli specchi per tentare di spiegare questo plurale qui, come dire, non ha dignità. Cioè, se arriva al punto di dire allora là significa Dio, quando è singolare è Dio, peccato che poi nell'originale sia il plurale, ma facciamo finta che non sia così. Là dove non possono negare che sono tanti, dicono allora non sono Dio ma sono i giudici. Cioè, fanno quello che vogliono. Però non c'è traduzione per questa parola. No, 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 non si sa cosa voglia dire. Tant'è che al di là perché si accompagna dei verbi plurali. No, è che adesso poi lo leggiamo, è che proprio tutta la Bibbia ci dice che questi qui erano tanti. E che questo qui era uno di quelli. Indipendentemente dal fatto che il verbo sia al plurale o al singolare, e su quello potremmo, dal punto di vista filologico, discutere per secoli senza mai arrivare ad una conclusione, perché i Masoreti hanno operato, come dicono gli studiosi, quelli che sanno, non su base linguistica, cioè se ne sono sbattuti delle regole grammaticali, ma hanno operato su base teologica. Ok? Quindi il fatto che alle volte ci sia il verbo al plurale e altre volte il verbo al singolare può anche significare che, per esempio, il verbo al singolare vuol dire il gruppo degli Elohim. Cioè, il gruppo, quelli lì, ha fatto questo. Ok? Oppure uno di loro ha fatto questo. È un po' come noi potremmo dire Lorenzo il Magnifico era un Medici. No? Quindi apparteneva alla famiglia Medici plurale. Ma lui era uno, quindi un Medici ha fatto questo, ok? Ha preso quella decisione. Allora, lasciamo stare la filologia, perché ripeto, la filologia da secoli cerca di disperatamente, la filologia che lavora al servizio della teologia, cerca disperatamente di giustificare il fatto che...